Amici, dopo quasi 4 anni andiamo a provare insieme delle nuove colle per realizzare degli slime. Così vediamo insieme se funzionano. Ma prima di scoprirlo insieme, sigla! Yolanda Switch! Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene! Come avete passato la vostra giornata? Spero bene! Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switch ed oggi sono tornata con un nuovo video esperimento slime! Oggi andiamo a provare delle colle per realizzare insieme degli slime. Da quanto tempo non facevo un video del genere di prova le colle? Raga, queste colle qui le ho trovate su Amazon e ora ve le mostro e ve le elenco. Queste sono quelle più belle, vi devo dire la verità. Non vedo l'ora di provare anche il loro attivatore. Ho trovato questa colla che a quanto pare sembra essere italiana, da quello che ho capito, è stata prodotta in Italia. Poi c'è questa invece che è una colla tedesca ed è stata prodotta in Germania. C'è una colla francese che è la Cleopatra, mai presa questa verde, sembra la colla dei Ghostbusters. Poi abbiamo queste colle qui che sono anche delle colle italiane e di questa marca qui, Nice, slime, fatte apposta per lo slime e sono delle colle pastello con il loro attivatore che è liquido incorporato. Ma quanto sono curiosa di scoprire come sono queste colle. Se volete altri video del genere dove vado a provare slime, colle per lo slime, cose per lo slime, fatemelo sapere in un commento. Mi raccomando, se volete che vado a provare altre colle insieme a voi o altri prodotti per gli slime, lasciate un pollice in su, iscrivetevi ed attivate la campanella. Tutti i giorni su questo canale ci sono nuovi video. Mi raccomando, vi invito anche a visitare il mio sito www.yolandaswitz.it dove trovate tutte le cose del mio merchandising e tutto quello per realizzare gli slime. Seguitemi anche sui miei social. Vi ricordo che ci possiamo incontrare il 14 ed il 15, evento gratuito a San Nicola Arcella in Calabria. Oh, evento fenomenale! Ok, di partire dalla colla più piccola, ossia questa qui. Allora, questa è colla vinilica. A me non mi pare colla vinilica, mi sembra colla trasparente. Allora, questa è la colla in questione, che da quel che ho capito è colla italiana. Io ho scritto colla per slime su Amazon e mi sono uscite queste colle qua. Boh, vediamo insieme. Andiamo a versare sta colla, la mettiamo tutta quanta all'interno della ciotolina. Il mio liquido per fare lo slime addensante lo tengo in questa tanica gigante. Ma perché oggi sto facendo un sacco di rime? Allora, pian piano e poco alla volta andiamo a versare questo liquido. Ok, si sta addensando. Ne ho messo troppo, io lo sapevo. Vabbè, la resa di questa colla sembra molto gelatinosa e molto jiggly, vedete? Molto strana, però forse è meglio andare a mettere un po' più di addensante, così lo slime viene meno appiccicoso e si forma subito. Attenzione, facciamo assorbire tutto il liquido addensante alla nostra colla. Vediamo la resa di quest'ultima, che sembra a quanto pare molto molto buona. Vedete? Ragazzi! Allora, io a questo punto, visto che praticamente si è formato il nostro slime, andiamo a prendere quest'ultimo con le nostre mani. Raga, ma la colla praticamente è venuto già lo slime trasparente! Pazzesco! Ragazzi, vi posso dire la verità, sta colla è proprio bella. Ok, non me l'aspettavo, però vi devo dire un fatto. Questa colla piccolina, volete sapere quanto l'ho pagata? Un banco di soldi, sparate un prezzo e vediamo se indovinate. Sparate un prezzo nei commenti e vediamo se indovinate quanto ho pagato questa colla. Vediamo, dovete indovinare voi nei commenti. Secondo me non lo indovinereste mai quanto ho pagato questa colla qua, ragazzi. Indovinate nei commenti, che poi quando mi è arrivata credevo mi arrivasse il flacone grande e invece mi è arrivato sto coso piccolo piccolo. E la colla comunque è molto elastica ed è anche molto scoppiettante, ragazzi. Quindi la resa di questo slime è molto bella, anche se molto jiggly. Adesso puliamo la nostra ciotola e procediamo con la prossima colla. Voglio provare con voi la colla verde della Cleopatra. Vi ricordate quando la usavo io per gli slime? La colla vinilica della Cleopatra, la colla trasparente che profumava di mandorla. Vediamo questa se profuma. Sì, profuma ancora, raga, oddio. Profuma ancora di mandorla. Vi giuro, raga, sto colore è
Mamma mia, ma è bellissimo, è spaziale questo colore, è bellissimo davvero! Ricordiamo che qui abbiamo ancora il nostro slime fatto con questa colla qua. Raga, vi giuro, è troppo bello questo colore. Allora, Yolanda, mi raccomando, piano piano, poco alla volta, ne versiamo un pochettino. Vi ricordo che sul mio sito, che trovate scritto comunque qui, potete trovare anche i kit realizzati da me per fare lo slime. Allora, mescoliamo. La colla devo dire che è già totalmente differente rispetto a questa colla italiana, perché questa qua è molto più densa. Quindi la mia paura è quella che si addensi in maniera molto più difficile. E guardate qua, raga, avevate qualche dubbio che lo slime riuscisse? Ragazzi, dai, dopo tanti anni di slime. E quando è ancora così appiccicoso, vedete, iniziamo a modellarlo con le nostre mani. È bella questa colla, è proprio bella. Allora, lo slime quando è clear, con la base trasparente, più è denso e più verrà bene lo slime che è trasparente. Anche se adesso è poco elastico, però ragazzi vi dico che la resa di questo slime mi piace tantissimo. Poi profuma, profuma. Cioè non puzza come colla, non puzza. È bellissima. Voglio provare questa colla qui, che è una colla tedesca. Mentre le colle pastello colorate le provo alla fine. Prendiamo la nostra colla, che fortunatamente ha anche il tappo. Ma è trasparente. No, è vinilica. Ok, sì, è vinilica. Ragazzi! Oddio, com'è strana questa colla! Oh, mamma mia, ragazzi, oh, mamma mia. Allora, ha una base, sembra tipo il latte. È molto, molto strana ed è molto densa. Secondo me mi darà filo da torcere questa, ragazzi. Allora, piano piano versiamo l'addensante. Se mi trovo in difficoltà vado a mettere un pochettino di schiuma da barba dentro e un po' di crema. Ma prima di tutto vediamo se si addensa. Perché non è detto che si addensi. Però a me me la dava come colla per lo slime. Boh, proviamoci insieme a mettere questo liquido per alla slime. Questo liquido che voi vedete in questa mia tanica lo produco io. Amici, guardate, io le provo tutte. Mettiamo la schiuma, anche se il mio obiettivo era quello di utilizzarle senza nulla all'interno, però a quanto pare la resa è un po' difficoltosa di questa colla, quindi mettiamo un po' di schiuma. Mi raccomando, ragazzi, quando voi fate gli slime a casa, perché so che ci sono ancora tanti che gli fanno gli slime, non rubate la schiuma da barba ai vostri genitori, ma chiedetela sempre in prestito. Allora, ragazzi, è molto difficile, questa colla non si vuole addensare. Sembra di addensare la colla della Giotto. È veramente impossibile. E guardate, raga, ho messo 3 litri di addensante e non si addensa. Questa colla è un epic fail. Mi hanno venduto una colla fail. Questa colla qui non funziona, quindi brrr. Dopo aver pulito la nostra ciotola, andiamo a scegliere il nostro colore. Qua ci sono 4 colori differenti. Quale colore scegliamo secondo voi? Il lilla, il giallo, il rosa o l'azzurro? Beh, raga, mi dovreste conoscere. Io scelgo ovviamente il rosa. Qua abbiamo anche il suo attivatore. Attivatore Activator per slime. Beh, quindi andiamo a provare il suo attivatore. Vediamo. Mettiamo tutta la colla. Andiamo a vedere questo attivatore se è aperto, no? Dobbiamo togliere il tappo che c'è sull'attivator. Rimettiamo di nuovo il suo tappino sopra e andiamo ad usarlo con il dosatore, quindi poco alla volta. Spruzziamo un po' di attivatore e mescoliamo. Ok. Devo dire che è molto, è liquida, però quando si addensa, ragazzi, ha una bella resa. Attenzione, si addensa veramente subito. Non ho parole. Prendiamo il nostro attivatore. Ne mettiamo un po' sulla spatolina, prendiamo lo slime che c'è sopra, raga, e iniziamo a mettere nelle nostre mani questo attivatore e iniziamo a modellare il nostro slime. Raga, io, cioè, tipo, cosa? Perché anche se non ho messo l'acqua, in questa colla che era rosa è uscito fuori uno slime veramente, devo dire, spaziale, davvero spettacolare. Molto molto bello, è elastico,
morbido, scoppiettante. Figuratevi se avessi messo dentro anche la schiuma da barba. Faccio la classifica. Le mie colle preferite sono state questa qua, la Cleopatra, questa qui, piccolina, e come ultima ovviamente questa tedesca, che è stata veramente un fallimento. Cosa ne pensate? Volete altri video dove vado a provare delle colle, delle cose così con voi? Fatemelo sapere ovviamente all'interno di un commento per un prossimo video. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Vi voglio bene, vi mando un bacione ed un abbraccio a tutti e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao amici!